Sava Calici di Stelle, venerdì 10 agosto 2018, dalle ore 20 sino a notte fonda. Notte di vino, note di stelle, dal tramonto all'alba. È un evento del Comune di Sava con il patrocinio di Italia Agenzia Nazionale Turismo, con l'organizzazione del Movimento Turismo del Vino e dell'Associazione Nazionale Città del Vino. Intrattenimento musicale con la Grande Orchestra Italiana, ospite Don Bachi. Benvenuti nella culla del Primitivo di Manduria. La kermesse giunge alla 16ª edizione e si svolgerà nel centro della città. In via del Prete saranno allestiti i padiglioni espositivi e ci sarà la degustazione dei vini DOC Primitivo di Manduria e di indicazione geografica tipica Salento e Tarantino con acquisto calici. In piazza Risorgimento, alla Casa del Gusto, degustazione guidata a vini di origine controllata e di origine controllata e garantita, curata da sommelier. E anche mostra dell'artigianato. Nel Parco Pubblico Sassi, osservazione delle stelle. In piazza Spagnuolo Palma, degustazione di piatti tipici della gastronomia locale e visite al Museo dell'Olio. In piazza San Giovanni Battista, intrattenimento musicale con la Grande Orchestra Italiana. Ospite Don Bachi. In via Roma, visite guidate al Museo Missionario Cinese e di Storia Naturale previo appuntamento. Per info 099 97 21 909 099 66 12242. Email sava.calicidistelle@gmail.com. Sito web www.comune.sava.it. Si ringraziano gli sponsor: Kairos, società cooperativa sociale; Consorzio di tutela Primitivo di Manduria; MD Service, consulenza salute e sicurezza sul lavoro; La Disa, Quality Above All; Cooperativa Solidarietà e Lavoro; Zona Notte, specialisti nel riposo. Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, un Polifemo summer, un Polifemo estivo, un Polifemo che vuole così evidenziare le tradizioni, le bellezze paesaggistiche, naturali e anche enogastronomiche, culturali del nostro territorio. Siamo infatti in quel di Sava per la 16ª edizione di Calici di Stelle. Beh, ovviamente la degustazione dei vini, mi vedete con un calice di vino in mano, e quindi così è l'apoteosi, la consacrazione del vino, ma tanti tanti momenti culturali legati alle tradizioni qui a Sava. Una puntata ricchissima con tanta buona musica, ma non vi dico altro. Gustiamoci questo buon vino intanto. Buonasera, buonasera a tutti. Sono molto molto felice, Simone, questa sera di salutare tutti questi amici. Vi ringrazio per essere venuti a Sava qui questa sera. Vi presento prima gli amici che mi accompagnano qui su questo palco. Alla mia destra il nostro amico consigliere Mario Mancino, che è l'organizzatore insieme a tutta l'amministrazione di questa bellissima manifestazione. Di seguito l'assessore allo spettacolo Verdiana Toma, il nostro comandante della Polizia Municipale Luigina Soloperto, qui alla mia sinistra Giovanni De Santis, altro organizzatore della manifestazione. Ringrazio loro per il grandissimo lavoro che hanno fatto, perché organizzare un evento di questo tipo non è semplice e stanno lavorando tutti i giorni da oltre 2 mesi e veramente li devo ringraziare. Vorrei che noi tutti facessimo loro un grandissimo grandissimo applauso per il grande lavoro che hanno fatto. Bravi soprattutto Giovanni e Mario, Verdiana e tutti gli altri, la Polizia Municipale che ha fatto un grande lavoro, i nonni vigili, tutte le associazioni che hanno collaborato, perché questa è una festa e un evento di tutta la nostra città. Quindi ringrazio tutte le associazioni che vi stanno facendo degustare degli ottimi piatti tipici locali, le associazioni, le onlus che stanno vendendo i calici, e sono convinto che con l'afflusso di questa sera, Giovanni,
i calici non basteranno. Immagino che ne abbiamo presi il doppio rispetto all'anno scorso, perché ci aspettavamo una grande partecipazione. Non so se basteranno, ma comunque ce l'abbiamo messa tutta, quindi ringrazio le associazioni, ringrazio le cantine che hanno partecipato, sono il meglio, l'eccellenza del nostro territorio. Ringrazio gli oleifici che hanno partecipato, Calci Stelle si sta arricchendo anche della presenza di oleifici importanti. Ringrazio le associazioni che ci hanno consentito di avere i musei aperti qui questa sera e questa notte, con ingresso gratuito, visite guidate. Anzi, ne approfitto per invitare chi non l'ha fatto, chi non lo sa, si può visitare il Museo dell'Olio, che è qui alla mia destra all'interno del Palazzo Municipale, alle spalle del Palazzo Municipale, in un meraviglioso frantoio semipogeo. Sava è uno dei pochissimi comuni della Puglia ad avere un Museo dell'Olio e vi invito davvero a visitarlo, perché è una chicca. Ringrazio Antonio Cavallo e tutti gli amici dell'associazione Amici del Museo dell'Olio per il grande lavoro che svolgono non soltanto questa sera ma durante tutti i giorni dell'anno. E poi c'è un altro bellissimo museo che potete visitare, è aperto, ingresso gratuito con visita guidata, è il Museo di Storia Naturale e Missionario Cinese. Molti non lo sanno, i savesi lo sanno, ma ci sono tanti amici che vengono da fuori. Qui a Sava abbiamo un museo meraviglioso, che è un museo di storia naturale ricchissimo di tanti pezzi davvero unici, e un'altra pietra preziosa all'interno di questo museo è il Museo Missionario Cinese. Bene, qualcuno si chiederà, ma com'è possibile in un comune del sud, in un comune del meridione, un museo missionario cinese? Beh, abbiamo questa grandissima ricchezza che deriva dal fatto che i frati francescani, quando andavano in missione in Cina, stavano lì, convertivano le popolazioni, ma poi tornavano in Italia e portavano dei pezzi pregiatissimi. Ci sono dei vasi, delle anfore meravigliose, dei pezzi cinesi veramente unici, e che potete andare a visitare questa sera, ma se questa sera non doveste farcela, lo potete fare tranquillamente nei prossimi giorni, quando vorrete essere di nuovo nostri ospiti. Poi ringrazio il nostro amico direttore Simone Mezzapesa, il direttore della bellissima grande orchestra italiana che state apprezzando. Ecco, vorrei un grande applauso per loro, sono scesi dal palco, ma avete già avuto un approccio, poi loro proseguiranno dopo. Quindi ringrazio Simone Mezzapesa. Tra qualche istante avremo anche il momento clou di questo evento di Calci di Stelle, che è la presenza su questo palco, sul palco di Calci di Stelle, di un grande cantautore italiano, uno dei più grandi di tutti i tempi, il nostro amico Don Bachi, che tra qualche secondo, tra qualche istante sarà qui su questo palco. Io mi avvio alla conclusione, passo, prima di passare la parola all'assessore allo spettacolo per Diana Toma, giustamente Mario Mancino mi ricordava un grandissimo ringraziamento e un grande applauso lo vorrei per i nostri sponsor, le imprese che nonostante le tante difficoltà ci danno una mano nell'organizzazione di questi eventi. Senza gli sponsor queste manifestazioni difficilmente potrebbero realizzarsi e sarebbero così importanti. Siamo con il sindaco di Sava, l'avvocato Iaia. Beh, oggi è la festa di Sava, ma io dico è la festa della provincia ionica e non solo. Sava che mette in mostra la sua storia, le sue tradizioni, la sua gastronomia, il suo patrimonio enologico. Spazio, tanto spazio alle associazioni, al volontariato, ed è davvero bello vedere questa azione coesa, sinergica tra cittadinanza attiva ed amministrazione. Sì, hai inquadrato perfettamente il ragionamento che noi abbiamo fatto. Questo tipo di manifestazioni, questi eventi così importanti richiedono una grande collaborazione vera, sincera, tra l'amministrazione, le forze dell'ordine che danno sempre una grande mano e garantiscono la nostra sicurezza, le tante associazioni del territorio che devono avere un riscontro. Senza le associazioni queste manifestazioni non si possono fare, e anche le imprese con le loro sponsorizzazioni ci danno una mano. Quindi tutta questa sinergia porta a questi risultati, e vedere diverse migliaia di persone questa sera che
conoscono Sava in vetrina, conoscono anche momenti culturali importanti del nostro paese. Ricordo i presepi, per esempio, che sono aperti e sono visitabili gratuitamente, o i due splendidi musei che noi abbiamo nel nostro territorio, il Museo dell'Olio, il Museo di Storia Naturale e Missionario Cinese, anch'esso visitabile. Le tante cantine che danno la possibilità di degustare il nostro primitivo, gli oleifici, quindi davvero tanto da vedere, tanto da mettere in mostra. Noi siamo stanchi ma davvero tanto soddisfatti. È il momento musicale con tanta buona musica italiana. Sì, tanta buona musica italiana con la grande orchestra italiana del maestro Simone Mezzapesa e poi il grande cantautore italiano Don Baghi, uno dei più grandi cantautori della storia. E siamo contenti che Aldo abbia accettato il nostro invito, che Don Baghi abbia accettato il nostro invito, e devo dire che la sua presenza ha attratto a Sava tanti amici provenienti da tutte le province della Puglia. Questa è Via del Prete, il corso di Sava, e vedete qui ci sono le varie postazioni per appunto la degustazione dei vini, un momento in cui le varie aziende produttrici di vini espongono i propri prodotti. È davvero un bel vedere passare e vedere la gente con i calici che degusta le varie specialità. E siamo qui con uno degli espositori e allora parlaci di questo buon vino, io accompagnato anche da dei tarallini, giusto per riempire lo stomaco. Ecco, parliamo un po' delle caratteristiche di questo vino. Allora, il vino che... Ci dobbiamo spostare poco più lì. Andiamo qui. Okay. Il vino che le ho versato è proprio un vino, esatto, il vino particolare proprio del nostro territorio, perché è un primitivo in purezza. Un vino con una gradazione alcolica 14 gradi, un vino che si abbina bene su carni, su sughi belli corposi. È un vino abbastanza importante, ecco. Com'è. Come sta andando la serata? Beh, appena iniziata, credo, ancora un po' presto, però credo bene, diciamo, già si inizia a vedere un po' di gente, per cui speriamo bene. Messo questi tarallini? Giusto per accompagnare anche sul rosso, sui vari vini, perché noi offriamo anche un rosato, sempre di primitivo, poi uno chardonnay, e poi abbiamo un primitivo anche, diciamo, passito, un semipassito di primitivo. Hola papito, no hablo español, andale. Calici di Stelle è anche cultura, è riscoperta di antiche tradizioni, tra un calice e l'altro, tra la degustazione di un vino e l'altro vino, mentre così cerchiamo di scorgere le stelle e di sognare, però è anche bello fare cultura, riscoprire le nostre origini. Siamo in Via Roma, presso il Museo di Storia Naturale e sempre lo stesso Museo Missionario Cinese. Abbiamo qui una colella quale appunto ci fa da cicerone, da guida, Marinella Borsci. E allora, intanto Marinella, dici un po' le caratteristiche di questi due musei, tutti in uno peraltro, in un'unica struttura. E un secondo solo, mi appassiona poi anche sapere questo, cosa c'entra Sava con i cinesi. Allora, iniziamo dal Museo di Storia Naturale. Allora, in realtà bisogna iniziare dal Museo Cinese. È missionario per in quanto è stato fortemente voluto, il capostipite di questo museo è stato padre Egidio Santoro, che è stato missionario per 40 anni nella Cina continentale e non solo, e appassionato della cultura cinese ha cominciato a raccogliere una serie di oggetti e a collezionarli. Collezionandoli ha iniziato una piccola, è stata, diciamo, i frati minori hanno
hanno iniziato su Lecce a raccogliere, quindi a esporre questo museo. Poi quando il direttore è diventato Padre Rosario, che è poi è stato qui il nostro frate qui al convento, visto anche la grande disponibilità dei locali, è stato poi chiaramente trasferito qui a Sava. Quindi è necessario iniziare dal museo cinese per questo, perché è nato inizialmente dai missionari che sono stati in Cina. E successivamente poi vari studiosi, scienziati, uomini insomma di scienze hanno a man mano arricchito questa collezione con la parte, questa siamo nella sala che è la, secondo me è la più bella, dei minerali e dei fossili, ma poi anche di tutta la collezione di animali, insomma, sia impagliati oppure tante conchiglie. Abbiamo una sala conchiglie di 2000 specie differenti. E qualche epoca storica o preistorica risalgono? Allora, abbiamo reperti molto molto antichi. Noi abbiamo dei fossili che risalgono a 220 milioni di anni fa, alcuni a 65 milioni di anni fa. Noi abbiamo un uovo di dinosauro, quindi insomma delle chicche veramente importanti. Un piccolo tesoro che si trova qui a Sava e noi cerchiamo di custodire. Abbiamo questo dovere di custodirlo. Non lo so. Questa sera non ti dico no. Questa sera non ti dico no. I never felt this way before. You get into my life. Remember the first time that I saw you. We'll be going so Vedete qui in Via del Prete ci si ingegna. Qui con 5 euro sono in vendita questi calici. Vedete, multicolori. È un'idea del nostro volontario Giovanni, che ha voluto dare un tocco di colore al... Buonasera. Buonasera Giovanni. E avete la possibilità, è così, chi acquista il singolo calice... Tre degustazioni su tutta la fiera. La fiera calicista. Vi siete ingegnati, va bene, vedo che la gente si avvicina. Sì, siamo entrati nel vivo della serata e sì, questo è l'orario clou e quindi c'è tanta gente, come potete vedere. E quindi siamo qui, chiunque volesse venire a trovarci siamo qui. Grazie. Buonasera. Verdiana Toma, assessore alla cultura del comune di Sava. La cultura è protagonista insieme all'enogastronomia. Esatto, è tutto perfettamente racchiuso in questo evento ormai alla sua 16ª edizione. Siamo molto fieri di aver, come dire, costruito negli anni una realtà ormai attesa anche nei paesi limitrofi. Quindi per noi un grande successo di cui siamo molto fieri. Beh, oramai questa è la 16ª, io penso che dopo un periodo di sosta, un po' di vacanze, poi si ripartirà alla grande per fare ancora meglio. Davvero è un punto di riferimento non solo per la provincia di Taranto, è una perla della regione Puglia. Ecco, noi ce lo auguriamo e lavoriamo quotidianamente poi con questo obiettivo. E sicuramente sì, da settembre con un po' di vacanza alle spalle. Meritate. Saremo ben felici di iniziare a progettare la 17ª edizione. Una donna troppo sola che ancora ti vuole. Il maestro Simone Mezzapesa, che dirige la grande orchestra italiana, davvero la nostra grande buona musica italiana, i successi che hanno accompagnato tante nostre giornate. Beh, questa sera stiamo cavalcando tutti gli anni più belli della musica italiana e non, perché sono partito con
delle musiche degli anni 50 per arrivare ai giorni d'oggi, quindi musica bella per un pubblico caloroso. Qui a Sava abbiamo trovato un pubblico veramente piacevole, ecco, piacevole è la parola giusta. Tanta partecipazione, tante tradizioni, tanta cultura, tanta buona musica. E dobbiamo dire che i musicisti pugliesi, perché mi vanto di essere un musicista pugliese e la mia orchestra è barese, hanno e fanno tanto di quella bella musica. Sa chi sono io, al primo bacio è stato mio, impazzisco senza te. E ogni notte viveva accanto a me, insieme, se bruciasse la città, da te, da te, da te io correrei, e anche il fuoco vince. Beh, qui passando per Via del Prete mi vedrò costretto ad alzare il gomito, scherzo naturalmente. Le caratteristiche dei vostri vini? Allora, per quanto riguarda l'interno, l'entroterra selezioniamo le uve del Primitivo di Terra, che ha vinto parecchi premi anche, mentre per quanto riguarda la fascia costiera selezioniamo il Primitivo di Mare, sono dei vini che fanno affinamento prevalentemente in acciaio e poi barrique circa 6 mesi. Poi comunque abbiamo anche portato del Negromaro barricato. Comunque sono vini molto strutturati e molto ben equilibrati, hanno un tannino morbido e vellutato. E questa sera non ti dico no. Arriviamo in Cina in autostop a chiedermi la luna, tanto la conosco. Questa sera non ti dico no, domani non lo so. Domani non... Mario Mancino, consigliere comunale di Sava, uno degli organizzatori proprio dal punto di vista amministrativo di questa 16ª edizione. Beh, stasera si raccolgono i frutti, ma c'è stato tanto lavoro alle spalle, un'amministrazione attenta a valorizzare le proprie tradizioni, la propria storia. Sì, diciamo che questa è la mia 4ª edizione, ma quello che penso che sia l'unica che sta raccogliendo i frutti di tanto lavoro per questa edizione da 2 mesi a questa, circa 2 mesi a questa parte, ma da 4 anni, grazie alle associazioni, agli sponsor, a tutti quelli che hanno messo l'anima e il cuore insieme a me, siamo arrivati a questo punto, a raccogliere questi frutti. Diciamo che gli altri anni io ero quello che diceva siamo solo un trampolino da lancio, quest'anno tutte le associazioni e tutti stanno cogliendo in pieno questo trampolino e io ringrazio. Un effetto traino di questa manifestazione. Diciamo un tornado, un tornado, sì, siamo contentissimi perché come amministrazione abbiamo tentato di raccogliere. Ci siete riusciti? Sicuramente sì, però diciamo noi non ci fermiamo mai, facciamo sempre nuove sfide e ci sfidiamo anche per l'anno prossimo di migliorarci. Passando, attraversando Via del Prete, siamo arrivati così alla Piazza Clou, la Piazza San Giovanni, e vi sono non solo, abbiamo visto, i calici di vino, ma anche qualcosa per tenere sullo stomaco, tante specialità. Cosa esponete e cosa fate assaggiare? È tutta roba tipica del paese, polpette, focacce con olive, puccette, pettole, pucce, un po' di tutto. Vedo che la gente risponde, c'è movimento, c'è partecipazione. Molto movimento, è molto atteso questa manifestazione da parte specialmente di chi è fuori dal paese.
e si intrattiene poi logicamente con i piatti tipici. Poi ci sarà la buona musica, già c'è. Tra un po' arriverà Don Baghi, per cui lieterà la serata, certo. Dunque i momenti di cui si compone Calici di Stelle, però ora mi voglio gustare un bel bicchiere, anzi un buon bicchiere di vino, e tra qualche minuto saremo di nuovo con voi. Ora gli obblighi pubblicitari. Sava Calici di Stelle, venerdì 10 agosto 2018 dalle ore 20 sino a notte fonda. Notte di vino, note di stelle, dal tramonto all'alba. È un evento del Comune di Sava con il patrocinio di Italia Agenzia Nazionale Turismo, con l'organizzazione del Movimento Turismo del Vino e dell'Associazione Nazionale Città del Vino. Intrattenimento musicale con la Grande Orchestra Italiana, ospite Don Baghi. Benvenuti nella culla del Primitivo di Manduria. La kermesse giunge alla 16ª edizione e si svolgerà nel centro della città. In Via del Prete saranno allestiti i padiglioni espositivi e ci sarà la degustazione dei vini DOC Primitivo di Manduria e di indicazione geografica tipica Salento e Tarantino con acquisto calici. In Piazza Risorgimento, alla Casa del Gusto, degustazione guidata a vini di origine controllata e di origine controllata e garantita curata da sommelier. E anche mostra dell'artigianato. Nel Parco Pubblico Sassi, osservazione delle stelle. In Piazza Spagnuolo Palma, degustazione di piatti tipici della gastronomia locale e visite al Museo dell'Olio. In Piazza San Giovanni Battista, intrattenimento musicale con la Grande Orchestra Italiana, ospite Don Baghi. In Via Roma, visite guidate al Museo Missionario Cinese e di storia naturale previo appuntamento. Per info 099 97 21 909 099 66 12242 email sava.calicidistelle@gmail.com sito web www.comune.sava.it. Si ringraziano gli sponsor: Kairos, società cooperativa sociale, Consorzio di tutela Primitivo di Manduria, MD Service, consulenza salute e sicurezza sul lavoro, La Disa, Quality Above All, Cooperativa Solidarietà e Lavoro, Zona Notte, specialisti nel riposo. Antonio Cavallo, direttore del Museo dell'Olio di Sava. Sava è tradizione, tradizioni, cultura, storia. Parliamo di questo museo, davvero una perla. Si scende e si trova, si riscoprono gli antichi mestieri e gli antichi sapori. Certo, buonasera. Intanto noi siamo appunto in un antico frantoio semi-ipogeo fatto scavare dai gesuiti nel 1600, però poi trasformato in frantoio dall'ultimo feudatario del territorio del feudo di Sava, il Desinno, proveniente da Taranto, che era in effetti un grande commerciante di oli. Trovandosi di fronte a questa struttura, pensò bene di trasformarla in un frantoio, e quindi per circa tutto l'Ottocento ha avuto una grande produzione, insomma era un po' un centro importante per appunto la lavorazione delle olive. Abbiamo in effetti ricostruito naturalmente tra le macerie, perché con il tempo questo era diventata quasi una discarica, però poi intorno agli anni 2000 è stata fatta una ripulitura, una ricostruzione della macina con gli elementi originali, alcuni degli elementi originali. Poi noi qui da un anno e mezzo che lo abbiamo trasformato in un museo, cercando un po' di raccogliere tutti gli oggetti della tradizione, e che continuiamo in progress, insomma, per migliorarlo sempre di più. Varie specialità del posto, vedo melanzane, vedo verdure.
C'è di tutto. Melanzane, peperoni, cime di rape, la salsiccia, cozze ripiene. Signora, il microfono. Cosa devo dire? C'è di tutto. Dica. C'è di tutto, ci sono i prodotti della nostra terra. Vai, come vai. Sempre il gruppo TIR presente ai Calici di Stelle. Bravo. Vedo delle cozze belle ripiene. Cozze ripiene, salsiccia con le rape, involtini di zucchine, involtini di melanzane, melanzane ripiene e poi tutti i prodotti della nostra terra grigliati. Qualcuno buon appetito. Una la devo assaggiare. La stanno intervistando purtroppo. No, solo la no, non l'ho fatto, ho fatto. Giovanni De Santis, organizzatore di Calici di Stelle, una serata ben riuscita, bellissima, ma c'è tutta la sua esperienza, la sua pazienza, la sua costanza, la fatica, però stasera si raccolgono i frutti, le soddisfazioni superano i sacrifici. Certo Luigi, queste sono le cose che alla fine poi, due mesi e mezzo di lavoro... Ti ringraziano, ti fanno vedere veramente che quello che crei riesce a fare qualche cosa. Una città che cresce con la sua storia. Certamente. 16 anni fa erano due aziende vinicole nell'atrio del comune. Quest'anno siamo alla 16ª edizione, 15 cantine sul Via del Prete, 4 olifici sul Piazza Spagnolo Palma, tante associazioni di onlus che fanno raccolta fondi per loro e per gli altri, mamma mia, più di tanto, in 16 anni abbiamo costruito, abbiamo migliorato la società, miglioriamo anche, ci spendiamo anche, crediamo nella ricchezza che ci verrà, perché sicuramente se la gente viene e vede un qualcosa di buono e trova qualcosa di buono, è disposta a comprare quel vino che ha bevuto questa sera e questa è la speranza nostra. Signora, vedo delle specialità fritte. Sono fiori di zucca. Prego. Anche peperoni. Sono melanzane grigliate al fuoco, peperoni grigliate al fuoco e friggitelle. Questi cosa sono? Queste sono pettole. Pettole? Potete assaggiare? La classica nostra pentola. Quanto vi una porzione? 2 euro. Ci troviamo ora presso Parco Sassi e Calici di Stelle, come dice il nome, c'è chiaramente il momento della degustazione dei vini, ma c'è anche l'osservazione delle stelle e siamo in tema perché ho qui al mio fianco Tommaso Stella, non l'abbiamo fatto apposta, del gruppo appunto Astrofili del Salento e vedete qui è il momento di contemplare e osservare le stelle. Ci dica un po' tecnicamente cosa avviene. Cosa avviene tecnicamente? Nell'osservazione. Nell'osservazione, diciamo, da parte nostra mettiamo a disposizione la nostra strumentazione, cioè i nostri telescopi, che sono nella maggior parte dei casi elettronici, quindi compensano il moto terrestre in maniera tale da poter inseguire gli oggetti che vogliamo guardare, mentre da parte di chi guarda, da parte di chi osserva, semplicemente si avvicina all'oculare, che è questo in questo caso, e guarda l'oggetto puntato. In questo momento questo telescopio in particolare sta puntando Marte. Stasera abbiamo la possibilità di guardare i pianeti Marte, Saturno, Giove è già tramontato, e poi in un'altra postazione abbiamo la possibilità di vedere una stella doppia, Albireo. Quindi diciamo che coloro che osservano vengono portati a
scrutare il cielo attraverso anche l'utilizzo di un laser come questo, che arriva molto in alto e che ha la possibilità di puntare gli oggetti da osservare. Nessuno dorme, c'è il sole anche di notte, l'ho detto mille volte che tutto può succedere, arrivi tu. E siamo ora alle spalle di Piazza San Giovanni, nei pressi del Museo dell'Olio. Vedete alle mie spalle i portici e qui ovviamente l'olio lo fa da padrone. Le varie aziende agricole espongono i loro prodotti e fanno sì che possa esservi la degustazione dell'olio accompagnato a delle ottime friselline. E allora, intanto, che tipo di olio proponete? No. Benissimo, allora lui è il boss, il capo. Ci sono due tipi di olio, tra cui l'extravergine di oliva biologico e l'olio vergine di oliva. Chiaramente fatto tutto produzione nostrana del territorio ed è tutto biologico. Io proporrei, più che le parole, di far degustare delle friselle e far vedere effettivamente il gusto di quest'olio che viene fatto dalla nostra terra con le nostre mani. Grazie. E allora devo accingermi? Io proporrei l'extravergine. Mi propone l'extravergine. L'olio di nicchia. Prego, prego. Allora, perché mi propone l'extravergine? Perché l'olio di nicchia è una specialità. Particolarissimo ed è molto fine, molto gustevole e delicato. Chiaramente la caratteristica di quest'olio è perché ha una gradazione chiaramente inferiore a 0,8 gradi. Specificatamente per questo tipo di olio quest'anno abbiamo avuto un'annata ottima, ha fatto 0,3. Poi, essendo biologico, stiamo parlando di un prodotto veramente naturale e che oltretutto fa bene. Grazie. Ciao! Ciao! Come ha fatto Minardi? Voglio ora dargli una nuova serie. Fammi una foto e non vedere come viene. Vedi col ciao, sopravvinciamo. Spezziamoci una mano e riusciamo a bere. Ho i tuoi occhi rossi, casco sul rullino. Piango senza fare un pezzo in motorino. Ma tanto io e te, dai miei bottini. Proprio su Piazza San Giovanni, ecco, è allocata una mostra di presepi realizzati ovviamente da hobbisti, proprio da amanti, da coloro i quali il cui hobby appunto è il presepe. Tanta partecipazione, presepi tradizionali, ma devo dire un'ottima riuscita, una professionalità apprezzabile, tanto più che si tratta di soggetti che lo fanno per hobby. Giuseppe Buccoliero è uno degli organizzatori. Sì, è venuta la passione dei presepi da 2 anni a questa parte e facciamo delle mostre con l'aiuto dei collaboratori, prepariamo dei presepi personali, hobbisti, ci costruiamo tutto da noi, sia i personaggi, le opere e tutto. E stiamo facendo delle mostre. Per quest'anno, la prima volta a Sava, ci è stata richiesta la mostra qui Calice di Stelle a Sava e l'abbiamo fatta con l'aiuto. Così, tra la degustazione di un bicchiere e l'altro di vino, tra l'assaggiare qualche specialità, ci nutriamo anche di cultura e i presepi sono cultura. Esatto, sì, sono cultura e tanto altro cose. Poi abbiamo dei presepi anche che hanno partecipato a delle mostre molto importanti, tipo Verona nell'Arena, Città di Castello, Perugia. E stiamo continuando, poi siamo presenti anche in altri paesi, tipo Francavilla Fontana, ci hanno proposto altri paesi tipo Taranto, cose. E vogliamo collaborare scambiandoci dei presepi sempre hobbisti e tutto senza. E si fa con piacere, sempre con l'aiuto di chi ci dà una mano. Qual è il vostro olio? E lo vedo anche accompagnato da delle stuzzicherie. È l'olio nostro, quello che raccogliamo le olive e lo maciniamo. Lo maciniamo a freddo e lo facciamo e lo vendiamo.
È un olio locale, ecco, accompagnato da qualche stuzzichino per attirare comunque anche l'attenzione del pubblico, tutto qua. Ecco, insomma, tutto all'insegna della natura. Certo, all'insegna della natura. È biologico. Come una fotografia, come una fotografia, come una fotografia. Tante prelibatezze a fianco al vino. A fianco all'olio, beh, ci sono i prodotti caserecci. E poi è una nobile causa la vostra, quella dell'Avis. È vero. Donatori di sangue. Donatori di sangue, sì. Sì, beh, cosa dire, noi qui abbiamo messo dei prodotti nostri tipici della terra nostra, tipo le pampanelle, che sono ormai in disuso, difficilmente le fanno. Qui a Sava prima c'era un signore che usava farle e le vendeva in giro per il paese. Poi ci sono le fave fritte, che anche quelle sono tipiche del nostro territorio e ricordano un po' quello che i nostri contadini mangiavano quando erano in campagna, insomma, le patatine degli anni addietro. E poi i dolci tipici nostri, insomma. Di 10 minuti, soltanto per dirti quanto sono felice, ma quanto puttana. Stiamo cercando di farvi vivere al meglio, appunto, Calici di Stelle, dopo aver ascoltato gli amministratori, ma anche i vari esperti per quanto riguarda i momenti culturali, i vari musei. È giusto anche dare spazio ai cittadini, a coloro i quali da visitatori stanno vivendo una serata di allegria ma anche di cultura. Sì, sì, in effetti è una bella serata. Anche se è iniziata da questa mattina comunque, abbiamo dato una mano agli organizzatori e all'amministrazione a far sì che questa manifestazione diventi sempre più prospicua alle persone che comunque si divertono, passano una bella serata, gustano del bel buon vino e comunque c'è bella atmosfera comunque. Signora, da donna, come ha visto questa serata? L'occhio femminile ha una, come dire, è un osservatorio privilegiato. No, bellissima, una serata del genere non è irripetibile. Se lo dicono loro che visitano è la verità, non lo diciamo solo noi. Ma che bello sudare d'estate, ai matrimoni all'ufficio postale. Alla festa del santo patrono, quando il volante non si può toccare, mi mette di buon umore. Come è presso la sala del gusto un sommelier che dà davvero lezioni di degustazione e così rappresenta le caratteristiche, le specificità dei vari vini. Allora, i vigneti non venivano piantati allo stesso modo in cui lo fanno adesso, ma venivano piantati così alla rinfusa o quasi, e quindi per portarli avanti venivano portati avanti solo con la zappa. Questo vitigno viene portato avanti anche con un piccolo trattorino, ma non più di tanto, quindi c'è ancora la zappa e il piccolo trattorino che porta avanti questo vigneto ad alberello datato 1920, dal quale viene estratto un nettare, devo dire, che viene poi imbottigliato in primitivo di Manduria, dolce naturale DOC, e sono solo pochi quintali, chiaramente, sono solo circa 20 quintali che vengono fuori, che però hanno una emozione gusto olfattiva veramente unica. E questo parte, una piccola parte di questo prodotto ha dato vita anche ad un'altra etichetta che è stata denominata Swing. Perché Swing? Perché, come ben saprete sicuramente, nel 1923 nacque questo movimento musicale ondulatorio che si chiamava swing, e quindi si è data a questa etichetta la denominazione di swing, che è un'etichetta di primitivo di Manduria secco, un po' più internazionale. Hanno voluto dare una caratteristica
un po' più globale, diciamo. La birra che si scalda in fretta. Calici di Stelle, una manifestazione certamente riuscita, ma ci sono ovviamente tanti impegni relativi all'ordine pubblico e Luigina Soloperto, comandante dei vigili urbani, insieme a tutto il corpo di polizia municipale ha garantito appunto l'ordine pubblico questa sera. Devo dire una cittadinanza e persone che stanno partecipando in maniera civilissima, ma voi avete predisposto ogni misura. Devo dire che benché tutti i comandi di polizia locale attualmente sono in ristrettezze organiche, noi ce la mettiamo sempre tutte. I miei ragazzi stanno lavorando ininterrottamente da diversi giorni, nello specifico oggi sono in servizio da stamattina alle 7:30 e si protrarranno fino all'1 e fine termine della manifestazione. Abbiamo avuto modo di ascoltare, di scoprire una virtù nascosta, la sua vena lirica, poetica, una poesia appunto dedicata a questo evento, a Calici di Stelle. Diciamo che l'arte fa parte della mia vita in tutte le sue sfaccettature e oltre a scrivere io mi diletto anche con la pittura e sono stata anche una danzatrice, va? Diciamo così, per cui io scrivo in versi tutto quello che mi passa, che mi dette il cuore. Questa è una canzone che ho dedicato ad una casa, era la casa laddove io sono nato, in quel di Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa, molti molti anni fa. Purtroppo per me, quando sono nato io, c'era la guerra, vedo delle facce piuttosto perplesse, per cui voglio precisare che quando sono nato io c'era la Seconda Guerra Mondiale. Perché è meglio precisare da qui avanti. Io piangevo nel mio cuore, non volevo entrare là. Tutti i bimbi come me hanno qualche cosa. Terrore li fa tremare, ma non sanno che cos'è quella casa bianca qui. Non vorremmo mai lasciare, è la nostra gioventù. Tornerà, che mai più ritornerà. Don Bacchi, la musica è universale. Questa sera una grande serata, una grande partecipazione popolare, il piacere di fare cultura, musica in un momento difficile che viviamo, che vive la terra ionica, ma queste sono le occasioni per crescere, per stare insieme. Me lo auguro, io posso dare e offrire soltanto quello che ho dato e offerto stasera, canzoni, un po' di racconti, di storia, di musica e non solo. E quindi cultura anche attraverso i libri, certamente, quindi mi auguro e spero di poter tornare presto nuovamente qui. Qual è il suo segreto di essere un evergreen, una musica eterna, universale, che prende giovani e meno giovani? Il segreto è quello di rispettarsi, rispettare se stessi prima di tutto e quindi rispettando se stessi rispettare gli altri. Questo è l'unico segreto che conosco. Complimenti.
Salve. La salute. La salute. Bene, carice di stelle. Grande ogni anno, diventa sempre più bello.